Buonasera a tutti gli amici di Cristiani Today, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Anche quest'anno un altro appuntamento, ecco, ci sarà con il cuore in una goccia per l'incontro nazionale della Fondazione che si terrà il 23 e il 24 novembre presso l'Holiday Inn a Roma, in via Aurelia, insieme al professore Giuseppe Noia, a cui diamo il benvenuto. Professore? Buonasera, buonasera a lei, grazie di essere con noi e di aver accettato questo invito. Ma ci mancherebbe, quando più si può far conoscere una realtà culturalmente e umanamente buona, penso che facciamo un servizio civile per tanti. Sì, infatti sicuramente. Dico ai nostri amici, vabbè che lei comunque è conosciuto da tante persone, comunque lei è il fondatore della fondazione Il Cuore in una Goccia. Sono, per la precisione, sono il cofondatore, nel senso che i fondatori sono tre. Io sono il presidente della fondazione, ma sono uno dei tre fondatori che sono il, diciamo, responsabile del braccio medico-scientifico. Ok, quindi Poi c'è cofondatore. Lateano, che è mia moglie, che è la responsabile del ramo familiare testimoniale, e la terza fondatrice è Angela Bozzo, una madre di tre figli che vive a Cosenza, che è la responsabile del braccio spirituale. Benissimo, infatti voi da anni siete impegnati nella promozione della vita attraverso anche le cure prenatali, ma non solo. Quest'anno avete appunto organizzato nuovamente questo evento, un incontro nazionale dedicato alla fondazione, ma qual è la finalità? Beh, intanto la finalità è di far capire che il nucleo fondante del servizio di questa fondazione, Il Cuore in una Goccia Onlus, sono le famiglie. Difatti è il momento in cui le famiglie di tutta Italia, quelle che ovviamente possono venire, si riuniscono in tanti, insieme anche a tanti sostenitori, volontari, gente che vuole comunicare esperienze, condividerle, fare dei cammini e dei tragitti insieme, non solo per far conoscere e condividere le testimonianze di famiglie che noi abbiamo definito venerabili, ma anche per fare cultura, cioè per crescere in una visione di una scienza che diventa servizio. Cioè, quest'anno, per esempio, ci sarà un momento molto bello, prima della messa di Don Giovanni d'Ercole, il vescovo di Ascoli, Sì. che avrà luogo alle 6:30 di sabato 23. Ci saranno delle testimonianze di famiglie e poi per un'ora e mezza tutti i medici, 15-20 medici dell'Hospice Perinatale del Gemelli che la Fondazione supporta nella sua mission saranno a disposizione di tutte le domande del pubblico, per cui ci saranno neonatologi, chirurghi pediatri, ginecologi, esperti di ecografia, psicoterapeuti, genetisti, che si metteranno lì a disposizione e si confronteranno col pubblico non solo per rispondere a dati tecnici, ma soprattutto per capire come mai oggi, in una società dove si cerca di fuggire dal dolore, ci sono questi medici che sono tutti altissimi professionisti universitari, docenti primari, eccetera, vogliono invece spendere il loro tempo, il loro impegno per affrontare il dolore, cercare di lenirlo, di condividerlo e accompagnare le famiglie che hanno fragilità prenatali. Poi sulla locandina che avete pubblicato sia nel sito ma anche la stiamo vedendo in questo momento, diciamo c'è scritto questa frase: una goccia di amore, un oceano di vita, un titolo che in qualche modo dà qualche indicazione particolare. Ma direi che è quello che abbiamo visto realizzarsi nella nostra vita come medici e come famiglie, cioè abbiamo messo un piccolo impegno, una piccola goccia di impegno e secondo le parole di Madre Teresa, che ho avuto la grazia e la gioia di conoscere e di incontrare tante volte,
lei diceva, anche se lo diceva in un altro modo, noi abbiamo preso la sua frase e l'abbiamo fatta come espressione del logo della Fondazione Il Cuore nella Goccia, cioè metti la tua goccia e arriverà all'oceano di Dio, ecco, arriva all'oceano di vita, un oceano di vita che non è solo, diciamo, una risposta clinica, medica, anche quando il bambino purtroppo per le condizioni gravi non potrà sopravvivere, ma perché, come questo vagito di questo bambino che senti in questo momento, che è il tuo bambino, penso, sì. ci ricorda che quando siamo deboli che siamo forti, e la debolezza e la fragilità del bambino prenatalmente, Madre Teresa l'ha definito il più povero tra i poveri. Io mi sono permesso di aggiungere, vicino a questo gigante di santità, se poi è malformato è ancora più povero, e se poi ha condizioni malformative così gravi che non sopravvive alla nascita, è un bambino quindi considerato incompatibile con la vita extrauterina, è il massimo della povertà. Però al massimo della povertà noi lanciamo il messaggio, e queste mille famiglie di tutta Italia lo hanno fatto in questi anni, lanciamo il messaggio che c'è sempre speranza. Quando non possiamo curare, non possiamo guarire, ci possiamo prendere cura, come ha fatto Madre Teresa, che quando è uscita ha trovato un moribondo che aveva anche un cattivo odore, era pieno di escrementi, di vermi, eccetera. Lei stessa lo ha portato con le altre tre suore nella casa dei moribondi, e quest'uomo è stato pulito, è stato dissetato, è stato circondato di cure, e lui ha detto: sono vissuto come un animale, come un cane, muoio come un angelo, grazie, ed è morto. Quindi non l'hanno potuto guarire, non gli hanno potuto restituire la vita, però lo hanno amato per mezz'ora. Ecco, questo è un po' anche l'emblema del nostro modo di lavorare. Noi non pensiamo di rispondere al dolore della gente, alla sofferenza, risolvendo tutti i problemi, però il nostro modo di operare è di dare una scienza che fa servizio e dà speranza. Difatti molte famiglie, anche se hanno perso il loro bambino, hanno affrontato questo tracciato mai da sole, mai nella solitudine, mai nella disperazione, ma sempre accompagnate da medici e da famiglie della Fondazione. Senta, professore, possiamo sapere grosso modo il programma di queste due giornate? Chi saranno anche gli ospiti? Sì, assolutamente sì. Dunque, innanzitutto teniamo presente che avremo dei momenti interattivi in una prima fase, in cui ovviamente presenteremo tutto quello che è stato fatto in un anno. Quindi quello è un momento importante per capire anche come ci muoviamo sul piano culturale e sul piano mediatico, no? E questo è molto importante, perché la gente deve sapere quello che fa una fondazione, come si impegna. Abbiamo fatto qualcosa come 36 eventi in tutta Italia, 30 passaggi nei media, cioè cerchiamo di fare cultura, perché, come diciamo sempre, l'informazione deve diventare conoscenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che l'informazione, spesso c'è tanta informazione, tanta globalizzazione di nozioni, ma non ci sono reali conoscenze vere di quello che uno fa. Ci sanno solo i titoli dei giornali, ma non si sa il contenuto di quell'articolo. E invece nel contenuto c'è tutta l'essenza di un impegno. Quindi ci sarà il lavoro nella prima parte della mattinata, poi ci saranno varie famiglie che diranno le loro testimonianze, e poi io presenterò anche un aspetto, due aspetti della Fondazione, che non è solo, diciamo, di una scienza che si fa servizio alle famiglie di tipo solidale e testimoniale, ma fa anche formazione. Noi facciamo ogni anno dei corsi di formazione dei nostri volontari, di coloro che vogliono accompagnare le fragilità, perché non è che il volontariato, solo perché
e il volontariato deve essere di serie B, deve essere ad altissimo livello, sia in termini di preparazione di quello che bisogna fare, sia in termini di relazione con le famiglie. Poi io presenterò anche un altro aspetto, che è la ricerca, cioè la fondazione si fa partecipe, si fa promotrice di ricerche sulle fragilità prenatali. In questo caso presenteremo le linee generali del progetto Down su cui sto lavorando da 4-5 anni e che è stato l'oggetto della mia tesi 40 anni fa. Addirittura. Sì, sì. Poi avremo una persona, diciamo, un po' speciale, nel senso che è molto famosa e conosciuta, che è appunto Nicole Orlando, la campionessa paralimpica, che lei ha una trisomia 21, una sindrome di Down, e che appunto è stata citata dal presidente Mattarella, diciamo conosciuta anche perché ha partecipato a trasmissioni come Ballando con le Stelle insieme alla propria mamma, e loro hanno scritto un libro molto bello che si chiama Vietato dire che non ce la faccio, e questo già il titolo fa capire qual è il messaggio che porta questa ragazza, la quale sì, infatti, non so, l'hanno conosciuta in un servizio delle Iene quando è andata nei paesi dell'Europa del Nord, dove si diceva che il 2024 sarà il paese e l'anno del down free, cioè non ci saranno più nascite di bambini down, per cui il loro motto era di cercare di fare diagnosi precoci e di abortire tutti i bambini down. Mamma mia, terribile. E questo veniva detto con un grande orgoglio. Allora lei con le Iene è andata da uno di questi ricercatori, si è presentata e gli ha detto: io sono una campionessa paralimpica, ho scritto pure un libro con mia madre, ho partecipato anche a trasmissioni televisive eccetera, e ho lanciato il messaggio che il bambino down ha tanta speranza, perché non dovrei vivere? Ha fatto benissimo, un coraggio enorme ci vuole per, insomma, essere testimonianza di vita come questa ragazza. Perché quando siamo credibili, quando parliamo con la nostra vita stessa, certo. Con la vita, se parliamo con i fatti, siamo credibili. Se no la gente, giustamente, ormai siamo stanchi di sentire parole. Sì. Vogliamo fatti, testimonianze, vogliamo vedere come veramente si declina l'amore con la maiuscola, sia per gli altri che per noi stessi. Poi ci sarà un momento molto bello che se... Professore, non la sento più. Pronto? Quei bambini che hanno avuto problematiche malformative o che comunque forse non ce l'hanno fatta dopo la nascita. Abbiamo una quindicina di bambini che ognuno dirà un pensiero, dirà come ha vissuto quell'esperienza, e penso che da lì trarremo grandissimi insegnamenti. Poi, nel pomeriggio ci saranno altre testimonianze, poi c'è appunto l'incontro in cui le famiglie e tutto il pubblico potrà appunto interloquire con i vari docenti. Pronto? Non si sente più la chiamata. Dell'ospite, ecco. Fondazione Insieme, la scienza chiama la vita, e lì ognuno dirà quello che vuole chiedere ai medici. Seguirà la messa e poi ci sarà la cena comune. Tutta questa giornata sarà guidata dal Piero D'Amosso, che è il caporedattore del centrale del TG1 della RAI. Nella domenica invece sarà Benedetta Rinaldi che guiderà la mattinata, è una giornalista, una conduttrice molto nota per essere stata diversi anni a Uno Mattino, anche qui altre esperienze, altre famiglie parleranno, e poi ci sarà un altro bel momento, un ragazzo diciamo che ha avuto circa 25 anni fa la spina bifida, è stato curato, e che nel corso del tempo, come Nicole Orlando, ha dimostrato che è vietato dire che non ce la faccio, cioè è uno che lui si definisce aspirante attore, ma in questo aspirante attore con altri suoi amici hanno fatto un cortometraggio e che l'anno scorso è stato presentato al Festival di Venezia, suscitando veramente grandissimo interesse.
insomma, delle testimonianze importanti. Molto importanti, perché parleranno i protagonisti di un problema, certo, e parleranno le famiglie di questi protagonisti del problema. E quindi ci sarà veramente esperienza, perché abbiamo detto una goccia d'amore, un oceano di vita. È proprio un oceano di vita reale che verrà presentato alle persone che saranno lì. Poi ci sarà l'ultima parte della mattinata del 24, incontrare il cuore in una goccia. Abbiamo trovato lungo la strada in questi anni sempre più nuovi amici che diranno quello che pensano e perché vogliono sostenere questa modalità, diciamo, di approccio, che è stata anche intercettata dal Dicastero Laici, Famiglie e Vite 2 anni fa, dicendo che questa sinergia tra scienza, famiglia e fede era stata quella che li aveva colpiti. Abbiamo fatto un evento in maggio in Vaticano, all'Agustinianum, vicino al Vaticano, dove sono venuti 70 paesi, 400 persone da tutte le parti del mondo, e lì questo era l'evento, mentre il progetto era quello di proporre a tutte le diocesi del mondo di affrontare le fragilità prenatali senza fondamentalismi etici, ma con una sinergia costante, umile e forte di una scienza che aiuta le famiglie che vengono aiutate dalla preghiera, e tutte e tre le braccia, scienza, famiglia e fede, si uniscono per andare incontro alla fragilità prenatale. Sicuramente da tutto quello che lei ci sta dicendo saranno 2 giorni veramente ricchi di tanti momenti preziosi, quindi molto interessante anche prenderne parte. Poi le chiederò alla fine insomma come poter fare per partecipare, però prima di questo le vorrei chiedere, mi permetto di chiederle, qual è la sua posizione in merito alla sentenza sulla consulta sul fine vita data qualche settimana fa? Beh, la sentenza sul fine vita parla da sé come epifenomeno di una cultura che già con la legge sulle dichiarazioni anticipate preparava una mentalità di tipo eutanasico. E soprattutto due cose, io dico in maniera molto sintetica: non si può accettare, e qui viene appunto la perdita dell'umano, che delle persone possano morire di fame e di sete. Questo è terribile. Questo vale sia per gli adulti che per i bambini, e che i medici che hanno giurato e hanno studiato per tanti anni per salvare la vita diventino esecutori di una sentenza. Questo sono due aspetti di tipo civile, di tipo umano, che prescindono anche dalla fede di appartenenza. Guardi che quello che stiamo perdendo nella nostra società è l'umano. È l'umano che va a salvare. Qui il problema non è essere cattolici o non cattolici, qui il problema è di vedere qual è l'umano che c'è in queste scelte. Purtroppo di umano non c'è nulla. Ahimè, è così. Tornando al quarto incontro nazionale, per partecipare all'evento cosa bisogna fare? Bisogna andare sul sito, si può scaricare tutto il modo per iscriversi e prenotarsi anche per i momenti conviviali, dove si dovrà dire se uno si ferma a pranzo o meno. Non ci sono quote di iscrizione, ma è tutto libero, gratuito, e quindi è molto semplice. Si fa l'Holiday Inn Rome Aurelia, alla via Aurelia, al chilometro 8.4, quindi è anche facile raggiungerlo. Penso che saremo in tanti, perché stiamo ricevendo una valanga di richieste. Questo è positivo, la gente è interessata insomma a queste iniziative a favore della vita. Beh, penso di sì. Difficilmente, no? Si possono vedere tante sinergie di competenze tra uomini di scienza, tra famiglie che vengono da varie parti d'Italia, e spiritualità. Perché anche se non siamo dei fanatici ostentatori della nostra fede, e non l'abbiamo mai fatto, però noi crediamo che tutto questo impegno verso il più povero tra i poveri, come dice Madre Teresa, non è altro che l'impegno verso quella
quella sofferenza per il quale ci rende umani, soprattutto individuarla, condividerla, cercare di vivirla. Professore, noi la ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato e per essere stato così dettagliato su darci appunto notizie e anticipazioni di questo evento che state organizzando con la Fondazione. Io come presidente della Fondazione, ma anche come diciamo responsabile dell'Hospice Prenatale del Gemelli, ringrazio tutti i media, in particolare Cristiani Today, che fanno un lavoro che di conoscenza, non di informazione, cioè propongono temi molto forti, molto importanti, e che sono di tantissime persone che magari su un'ampia scala non vengono conosciute. Grazie professore, a nome di tutti, per il bene che fa con questa fondazione, lei insieme a tutti, a tutte le persone che ci sono dietro, che lavorano, che fanno volontariato, insomma si impegnano, le famiglie, la ringraziamo di cuore, perché comunque sappiamo la persona che è lei e quanto vale. Guarda, l'ultimo messaggio che mi va di dire è questo: Madre Teresa diceva fai il bene e fallo bene. Sì, me lo allora, ricordo. Noi ci sforziamo di diffondere questo criterio, non ci sentiamo affatto diciamo persone particolarmente dotate di chissà che cosa, però abbiamo sperimentato che il bene, quando lo si fa bene, diventa una goccia che poi fa venire l'oceano di Dio. Questo l'abbiamo sperimentato e lo vogliamo condividere. Grazie professore, buon lavoro a tutti voi della Fondazione Il Cuore in una Goccia. Grazie a voi, buon lavoro. Grazie e buona serata. Buonasera. Buona serata a tutti voi, grazie di essere stati con noi.